La nostra ultima colazione qua, Nano. Te la godi fino all'ultimo. Poteva mica mancare il giro dei mercati dell'usato dell'ultimo giorno, no? L'ultima volta lei aveva trovato un Harry Potter. C'è Freddie Mercury. Questo qua ce l'ho anch'io, l'ho pagato 90 centesimi nuovo. Di la verità, tu sei qua solo per l'aria condizionata. No, beh, mi interessa vedere le cose mentre sto prendendo l'aria condizionata. C'è una scatola di Yu-Gi-Oh! Secondo te è pieno? Ci sono anche i soliti mazzetti giapponesi, un sacco di piatti, la sveglia della Bondi, una bambola esibizionista. Insomma, tutto ciò che adoro, soprattutto le bambole esibizioniste. Là ci sono libri e tecnologia, mi sa. Vai in avanti scoperta, vai. Il tuo reparto, letteratura. Bello questo. C'è tutta la casa della prateria. Ah, c'è anche My Hero Academia. Ah, c'è anche un po' di DVD là in fondo. Di lettere mio. Certo, dopo che ti ho regalato un numero a caso. Cos'hai trovato? Cos'hai trovato? Angeli e demoni. Beh, 4 euro. Ce l'avevo. Ma se l'hai preso tua sorella? No, in realtà era solo. Guardate cosa mi succede ogni volta che dico determinate parole. Ragazze nude. Vengo sempre maltrattato io. Allora, cosa c'è di bello? Ho trovato il film di Garfield. Il film di Pierino. La stagione di uno di Il mio nome è Earl. Robine interessanti. Però ormai i prezzi si sono aggiornati fin troppo per i miei gusti. Ma ce n'è un'altra qui. Metti giù il liquidetto. Non è un liquidetto. Giù. È una Nerf. Giù. Dobbiamo risolvere i nostri problemi coniugali con queste. Ma ci sono le spade laser. No, allora sono qua. È più bello con una pistola. Ci arrivo. Viva la razza! Ma perché in vacanza trovo sempre Eddie Guerrero? Ci manchi, Eddie, ci manchi. Secondo mercatino, attaccato a 200 metri rispetto all'altro. Come dire di no, d'altronde. L'anno scorso, all'ultimo mercatino che abbiamo girato prima di andarcene, avevo trovato i promo disc l'ultima volta. E rieccoci nuovamente nella mia stanza. Come vedete sono leggermente abbronzato e sono sudato. Sto facendo questo video esattamente nel momento in cui siamo rientrati adesso a casa. Dopo quasi 4 ore di viaggio mi sono messo qui alla scrivania per registrare questo video e per farvi vedere ovviamente gli ultimi acquisti fatti anche in vacanza, più qualche piccolo extra pre-vacanza. Allora, direi di iniziare dal primo dei mercatini dell'usato, dove abbiamo comprato questi 3 DVD, non ricordandoci purtroppo che uno di questi già ce l'avevamo. Ho comprato 2 DVD di Futurama, La bestia dal miliardo di schiene e Il colpo di Bender, più il terzo film di Narnia, che come vi dicevo non ci siamo ricordati che già avevamo. Mentre questo l'ho fatto perché la mia ragazza l'ha visto, ha detto per 5 euro dovresti prenderlo. Io ho detto ok e lo farò in live, te lo giuro. Zorro The Chronicles costava 5 euro, ragazzi. Costava 5 euro e su. Mentre questo l'ho visto e ho detto beh, come idea sembra veramente interessante. Mi ricordava quell'anime in cui si mangiano i mostri, Monster Menu. In sostanza, vai nei dungeon e ti mangi quello che trovi. L'idea sembrava carina, soprattutto perché il party è personalizzabile. Ho visto anche all'interno, cosa che non fanno quasi più tutti, hanno messo un mini artbook e i personaggi, i disegni, sembra davvero carino. In più all'interno ci abbiamo anche la copertina alternativa, molto carina, molto anime. Oh, c'è da dirlo, la NIS non tradurrà i giochi in italiano, ma a livello di creatività nei giochi veramente interessanti, fin dai tempi di Hyper Dimension Neptunia. Poi il secondo mercatino, questo se l'è preso la mia ragazza, il Behind the Magic di Once Upon a Time. In sostanza è un libro con tutti i retroscena della serie. Altri libri sempre suoi: La verità del ghiaccio di Dan Brown e Nina e l'occhio segreto di Atlantide. Libro che mi ha detto che le piaceva molto da bambina. Io l'ho detto, ascoltami, per meno di un euro prenditelo. Per quei prezzi lì non c'è neanche da discutere. Se una cosa ti piace, prenditela e basta. Sono il primo a dirlo. Anche perché sono il primo a dire, se un film è davvero trash, prendilo lo stesso. E parlando di trashata, abbiamo Succhiami, il sequel di Mordimi e The Box Office.
non c'è molto da aggiungere. Mentre dalla parte seria abbiamo la tigre, il dragone e il mainato. Ed infine, il terzo e ultimo è tutta letteratura. Qualcuno si è dato i libri gialli quest'estate e ne ha comprati veramente troppi. Abbiamo 4 libri di Agatha Christie e un libro del Fu Piero Angela. Mentre dalla parte manga, qualcuno si è preso il primo numero di Jujutsu Kaisen al modico prezzo di 2 euro invece di quasi 6. E ripeto, siete dei criminali a mettere gli adesivi su sti cazzo di manga. Mentre io, che sono uno un po' più largo di vedute, ma in realtà anche per il prezzo, perché per 2 euro col cazzo che li lasci giù, dall'1 al 7 del World End Harem. Beh, sempre per 2 euro dici, beh, cosa fai? Li lasci giù? Anche perché io, onestamente, la serie non l'ho vista. Il manga, prima di comprarlo qui, non l'avevo mai letto. Onestamente, dai disegni e comunque anche dalla storia, sembra anche bello interessante. Ma lo ripeto, mettere gli adesivi su libri e manga è da pazzi in culo, è da criminali. Ok, questo video molto breve è quasi giunto alla fine. Mancano gli ultimi acquisti prima della partenza. Qui andiamo un po' rapidi, andiamo proprio pam 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 pam. Me li porga, assistente. Grazie. Qua andiamo a blocchi perché sono troppi. E alcuni forse non mi ricordo se ve li ho già fatti vedere. Nel caso, mi spiace. Come vi dicevo, qualcuno si è dimenticato che avevamo già comprato Narnia, anche in versione più figa tra l'altro. Poi abbiamo Aldo Giovanni Giacomo, Il Grande Giorno, Il Mistero dei Templari, La Verità che non gli piace abbastanza, e non lo farai mai, ricordalo. La compilation dei 4 film di Hunger Games. Poi La Mummia 1 e La Mummia 2. Aida degli Alberi, Michael Clayton. Aggiungo tra l'altro tra le note che questi prezzi non sono quelli che abbiamo pagato, perché il luogo da dove li abbiamo presi purtroppo ha chiuso e stava svendendo tutto. Il lato positivo, Hancock, non quello di Fallout tra l'altro. Piovono polpette 2, Madagascar 2, L'era glaciale 3, come vi dicevo anche prima, questo non è il prezzo che abbiamo pagato. Mister e Miss Smith, ultimo blocco di DVD, Tarzan edizione speciale, La principessa Ranocchio, Solaris, altro film con George Clooney, 300, un crimine da parte mia non ricordarmi che non avevo 300 in collezione, Windtalkers ed infine, come vi dicevo prima, Succhiami, di nuovo. Ed infine l'ultimo blocco di giochi misti, di cui il più vecchio lo lascio per ultimo, perché è forse la cosa di più valore di questo video. Partiamo dalla cosa più nuova, Park Beyond, Poison Control, altro gioco tra l'altro NIS, e che mi aveva ispirato a prima vista. E non sono molti i giochi che lo fanno ultimamente. Il meglio di questi lo teniamo per ultimo. Un'altra volta La Mummia, ma questa volta il gioco. Ben 10 Alien Force, Marvel, La Grande Alleanza, prima ancora di Endgame. Il gioco ufficiale degli X-Men, senza volerlo mi sono fatto una cultura Marvel. Monster House, con questo attirerò l'attenzione di molti. Ratchet & Clank Gladiator, anzi solo Ratchet in questo, perché Clank d'altra parte si è fatto i giochi anche da solo. Il meglio della PS2, e vi giuro che c'è un motivo se l'ho comprato questo. Dalmatian 3, non aggiungo altro. Ed infine il meglio del meglio della PS1, contento finalmente di averlo, Platinum, ma comunque di averlo in collezione, Crash Bash, il grande e unico Crash Bash. E con questo, signori, anche post vacanze, rieccoci un'altra volta coi video dei mercatini dell'usato, che so che voi apprezzate davvero tanto. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Voi durante le vacanze avete trovato qualcosa? Fatemelo pure sapere. Noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti!